diciamo, rifasatore che mi dicevi. No, questo qui è un loop praticamente, è il blend. Ah, okay. Praticamente qui c'è il segnale diretto e di qua. Okay. E questo qui è il loop che è attaccato in parallelo e di qui c'è il suono che passa da questo. Tengo in mezzo che si sommano. Ok. E invece quello per rifasare è quello là. Ah, ok, quella scatolina che questo è quella. Esatto. Dall'uscita della testa va dentro. E questo qui è quello che sposta la fase, che se li potessi sentire da lì ti benissimo. È una cosa insostituibile, cioè non c'è un altro modo. In studio lo fai spostando la traccia, ma dal vivo non c'è altro modo se non con questo qui. Quello fa anche la Lidl Lab, tanto costa capitani sto cazzetto qua, cioè lo vendono a 400-500 euro e non so come, su che principio, cioè penso che sia analogico quando c'è dentro. Sostanzialmente un rifasatore. Sì, praticamente sposta il segnale, ritarda il segnale e puoi decidere di quanto spostarlo. Quando è tutta di là e corrisponde al tastino del controfase, praticamente. Questa è l'equalizzazione, praticamente gli ho dato un ticchino di bassi e un ticchino di medio alti. Ok. Quando il resto medio, bassi e alti sostanzialmente. Sono flat. Sì, sì. Sì, poi è una puntina proprio tanto da dire. Tra l'altro noto che tu utilizzi tutti i skyline, sostanzialmente sì, sono gli strumenti da straccione, sì, sì. O solo quelli lì. Solo quelli da straccione. No, nel senso perché... che uno si pensa magari a quel livello ho bisogno di strumenti particolarmente performanti, invece parliamo di. Io trovo benissimo. La cosa è andata così. Io ne avevo comprato uno Skyline 5501, perché avevo visto in un negozio, c'era una quinta corda che suonava veramente bene, però l'ho comprato. Dopo ne ho preso un altro, ho preso 5502 da un mio amico, che è identico, c'era l'elettronica diversa. Music Band, single coil, praticamente. Esatto, anche se io uso sempre il regolato tipo jazz. Ah, okay. Quindi uso quella parte, quella più di qua. Ok. E ho visto che usavo sempre quei due bassi lì, quindi gli ho chiesto io l'endorsement e ho dato un curriculum eccetera, e dopo me ne hanno dato uno e dopo ho continuato a usarli sempre di più, ho iniziato a far girare anche il nome, poi me ne hanno dati altri due, che uno è questo e poi il fretless, che ho visto che usavo solo l'Aclan, quindi non è che dall'America siano arrivati a dire no, usa i nostri bassi.